Oggi apriamo terza pagina con l'omaggio a un grandissimo poeta del Novecento, Thomas Sturts Eliot, cui Daniele Gigli dedica un'eccellente monografia. Eccellente perché, oltre a passare al vaglio l'opera poetica e teatrale dell'autore di Assassinio nella Cattedrale, ne illustra la profondità del pensiero, la versatilità dell'ingegno, capace di spaziare da saggi epistemologici, come esperienza e conoscenza, fino all'analisi sociopolitica e culturale di l'idea di una società cristiana. Elementi, concetti, riflessioni che si alternano alla vicenda umana di Eliot, seguita passo passo, dai tempi in cui andava, come racconta lui stesso, a caccia di maestri, fino alle intuizioni metafisiche degli ultimi anni. Su tutto poi l'analisi puntuale delle grandi raccolte poetiche, come La Terra Desolata, fino ai meravigliosi Quattro Quartetti, opera di profondo intelletto ma di arcana suggestione, come tutta la sua poesia in fondo, in cui una mente raffinatissima traduce gli impulsi di un cuore altrettanto grande. E ora per la musica andiamo a scoprire Chamber Music, il disco d'esordio del bassista Stefano Maimone, tra jazz e musica classica. Chamber Music è appunto l'ultimo disco che abbiamo fatto con questa nuova formazione, che è Upset Strings, e vede il coinvolgimento del classico quartetto d'archi, cioè i due violini, la viola e il violoncello, il tutto accompagnato con appunto il basso elettrico, che lo suono io, e la batteria. Poi durante il disco ci sono vari elementi aggiuntivi, come ad esempio il sax soprano e il flauto, il tutto per cercare di unire la musica classica con la musica jazz. Questo è un po' l'intento del disco e appunto l'abbiamo fatto tramite l'arrangiamento e l'esecuzione di alcuni brani sia derivanti dal repertorio jazzistico. Infatti all'interno abbiamo due arrangiamenti di Jacopo Astorius e di Dark Dead Dream, uno standard jazz che adoro, e dal lato classico invece abbiamo il tre composizioni di Claude Debussy. Stessa cosa per anche Jacopo Astorius. Mi sono sempre stato affascinato da quanto riesca a spostarsi dal jazz alla musica classica, al pop, al rock. Infatti anche in tanti dei suoi lavori troviamo gli strumenti appunto ad arco, l'orchestra, la big band, degli arrangiamenti che vanno da Jimi Hendrix ai Beatles. Appunto è tutto questo quello che lega, diciamo, la musica bella alla fine.